Ciao, sono Marco, buona giornata e bentornati sul mio canale. Oggi video promozionale per quanto riguarda la ditta Vevor, che è già il terzo anno che mi invia una delle sue macchine da testare. L'anno scorso mi ha inviato una bella pialla spessore, se siete iscritti sul mio canale sicuramente ve l'avete vista utilizzare tantissime volte. Quest'anno mi ha inviato questa macchina che, come vedete, è una sega nastro per il ferro. Sega nastro che posseggo già ormai da un mesetto, ci ho fatto tutti i test del caso, anzi l'ho utilizzata anche per fare un bel lavoretto in ambito professionale. Ho tagliato una cinquantina di queste staffe, spessore 4 mm, e una cinquantina di pezzi di barra filettata M14. Le ho saldate, queste poi andranno immurate e mi serviranno per la regolazione dei motori delle tapparelle. Allora, come dicevo, macchina che taglia veramente bene. Io ne ho un'altra, chiaramente quell'altra che ho è una macchina professionale, quindi posso garantire che anche questa taglia veramente veramente bene. 1100 watt di potenza, 10 ampere, ha la possibilità tramite questa rotella a 5 livelli di poter regolare anche la velocità della lama, cosa che nell'altra non si può fare. Ha la possibilità anche di poter scollegare il corpo macchina dalla base e poter utilizzare tramite questa impugnatura, e chiaramente come si dice, tenendola così, di poter fare dei tagli particolari. Ha la possibilità anche di potersi girare, come vedete, per poter tagliare pezzi sia da 90 gradi ma arrivare fino a 45 gradi. In più ha anche la possibilità di accendere un LED, che sembrerà poco, chiaramente se la utilizzate in officina non servirà a niente, ma vi posso garantire che se invece la utilizziamo in cantiere servirà tantissimo, soprattutto d'inverno o anche nei cantieri dove non c'è la possibilità di accendere delle lampadine. Allora, macchina che è costruita veramente veramente bene, base veramente solida, molto robusta e molto pesante. Corpo macchina che è completamente costruito in metallo, a parte dove c'è l'impugnatura che è in plastica e in gomma. Come vi dicevo, io ho una macchina del genere professionale, è una macchina che di solito noi lo utilizziamo solamente all'esterno, perché chiaramente in ditta abbiamo una macchina molto più grossa e chiaramente usiamo quella per tagliare ferro. Ma una macchina del genere per un hobbista, uno che lavora nel garage o in una piccola officina, è comoda da avere e da poter utilizzare. Allora, l'unica cosa è che non taglia pezzi grossissimi, taglia pezzi fino a 5 pollici, quindi vuol dire pezzi larghi fino a 12 cm, 12 cm e mezzo, e pezzi non superiori a 8 cm, perché ho fatto dei test, un tubo alto 7 sono riuscito a tagliarlo, quindi 70 mm, un tubo da 80 mm toccava sulla lama e quindi non sono riuscito a tagliarlo. Cosa molto carina anche, come vedete, la possibilità di avere la morsa rapida, quindi noi mettiamo il pezzo, abbassiamo la leva, spingiamo fino a contro il pezzo e diamo soltanto due colpi, due girate e il pezzo si blocca. Per staccare alziamo la leva e, come vedete, torna indietro senza doverla girare diverse volte. Allora, in questo video cosa facciamo? La prima cosa che voglio farvi vedere come si cambia la lama, perché sul libretto delle istruzioni non c'è scritto, è un libretto di istruzioni scritto in inglese a 3 pagine, non c'è scritto praticamente niente, quindi cosa molto importante è capire come si sostituisce la lama e poi chiaramente faremo dei test. Ora vedremo come si cambia la lama. Allora, la prima cosa da fare è staccare la presa della corrente e utilizzare un bel paio di guanti spessi. Come vedete, questi sono plastificati. Ci serviranno un bel paio di guanti spessi perché una volta inserita la lama dobbiamo prenderla e con forza piegarla per inserirla dove ci sono questi cuscinetti a sfera che serviranno come guida per la lama. Allora, la prima cosa da fare è andare a girare sulla leva che c'è posta sul retro e sbloccare la puleggia. Come vedete, la puleggia va in avanti, quindi andando in avanti cosa succede? Succede che la catena diventa più larga, quindi abbiamo la possibilità di inserirla nelle due pulegge. Una volta fatta questa operazione andiamo a ritirare la leva e la catena andrà in tensione, la lama scusate andrà in tensione. Come avete visto, l'abbiamo tolta in maniera facile. Ora vi faccio vedere come si rimonta. Allora, per rimontarla partiamo
prima dalla parte sul retro, inseriamola intorno alla puleggia e facciamola passare nella puleggia davanti. Una volta fatto questo, dobbiamo fare quell'operazione che vi dicevo, quindi inserire la catena in mezzo alla guida per farla scorrere. Quindi va presa, piegata, una volta fatto questo diamoci un occhio e vediamo che se scorre bene intorno alla puleggia, sopra la guarnizione della puleggia. Una volta verificato questo, dobbiamo tornare ad agire nella leva che c'è posta sul retro per mandare la catena in tensione. Come vedete, la puleggia adesso si sposterà in avanti e la catena sarà ben messa in trazione. Non ci resta che rimettere le coperture e fissarle. Ok, ultima cosa che non vi ho detto: chiaramente dobbiamo stare attenti e guardare i denti che siano nella posizione corretta. Come vedete, qui c'è la freccia anche qui, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la puleggia gira da questa parte, quindi i denti devono essere messi in direzione della freccia. Se li mettiamo nella direzione contraria, chiaramente non taglierà il ferro perché sarà posizionata nella posizione contraria. Ora siamo pronti per testare la macchina, mi raccomando guanti e soprattutto occhiali. Quando ero ragazzino mi è entrata una scheggia di limaia nell'occhio, sono dovuto andare al pronto soccorso per toglierla. Niente di grave, ma un male della Madonna. Quindi occhiali importanti. Un goccio d'olio sulla catena prima di iniziare a tagliare, se non abbiamo l'olio va bene anche uno spruzzino con l'acqua. Il test lo effettueremo con questo angolo di ferro da 4 mm. In più taglieremo anche un pezzo di barra filettata da 14. Ora proviamo a effettuare un taglio con la barra filettata. Taglio effettuato in maniera perfetta. Siamo giunti anche quest'oggi al termine della recensione, spero che vi sia piaciuta. Se avete qualche domanda da farmi, avete bisogno di qualche chiarimento, scrivetemelo qui in basso nei commenti, sarò lieto di rispondervi. Allora, questa è una macchinetta che viene venduta sia su Amazon che sul sito della Vevor. Se andate direttamente sul sito della Vevor, la pagate qualcosina di meno, vi arriverà in 48 ore. Allora, mi sono dimenticato di dirvi che viene venduta con due lame e le chiavette per poterla smontare. Il prezzo è all'incirca di 200 euro per una macchina di queste
caratteristiche è abbastanza poco. Se cercate in rete vedrete che macchinette con delle marche sconosciute a meno di 300 euro non la trovate. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. Vi ringrazio e buon weekend.